Scusa, Franco, hai visto Olivia? Non era insieme a te? No, è andata a correre stamattina presto, non è ancora tornata. No, non credo, io sono qui da tanto e non l'ho vista, no? Si sarà persa. Andiamo a cercarla. Olivia! 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 No, ti prego! Oh, no, Olivia! Rispondimi! Aiuto! Olivia, svegliati! Olivia! Ti supplico, Olivia! Dimmi qualcosa! Ho bisogno di aiuto! Presto, siamo qua sotto! Olivia, ti prego, rispondimi, sono io, Franco! Olivia, per favore, Olivia, non farmi spaventare! E alla fine si è scoperto che il povero Bonilla gioca con le bamboline, non è tenero in fondo! Quello è suo naso! E che ti dici dei soldi, li avete trovati? No, niente da fare, Massimo è fuori di sé! Beh, possiamo sederci o dobbiamo aspettare il plotone di esecuzione? Non voglio sentire neanche una parola prima che arrivi la polizia! Beh, caro, non puoi mica trattarci così! Ah, sì? Se fossi al mio posto, mamma, mi capiresti. Sto facendo parecchi sacrifici per tenere unita questa famiglia. E ora mi sembra di essere circondato da delinquenti. Beh, sì, siamo... Silenzio! No, non vi preoccupate, rimetto tutto a posto. Scusate, è colpa mia. Ma che ci facciamo banconote? Il denaro! Ecco c'è anche il traghetto di porcellana! Oh, e perfino un pezzo di argenteria di sala da pranzo! Cosa significa, mamma? Il mio denaro... Grazie, grazie al cielo per avermelo fatto ritrovare. Che cosa ci fanno qui questi soldi, mamma? Ecco, io non lo so, non so che dire. Non ne sai niente? No! Dai, parla. Ma che vuoi che dica? Che cosa? Come che cosa? Ci devi delle spiegazioni a tutti. Che cosa ci faceva quel denaro fra le tue cose? Beh, che vuoi che ne sappia? Che ne sappia io? Io non so Insomma, niente. Insomma, chi, mamma? Qualcuno non capisco, lì. Qualcuno so... chi? Scusa. Giuro che non lo so. Va bene, ora Massimo direi che basta, l'importante è aver recuperato il denaro e che siamo tutti innocenti. Beh, come non bambini tutti. Appena nati. Proprio tutti no, non direi, tra noi c'è un colpevole e voglio sentire la sua confessione. Ti ascolto, mamma. Oh. Avanti. E va bene. Sono stata io. Vai a dire alla polizia di non venire. Allora è la vecchia signora che ha... Roberta, coraggio, andiamo di sopra noi tre che abbiamo da fare. Olivia! Olivia, ti prego, reagisci, Olivia! Olivia! Aiuto! Aiutatemi! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Ecco, che succede? Bernardo, per favore, prendila! Che è successo? Tirala su! Oh, amore, come stai, amore mio? Che mi è successo? Sei caduta in una buca, ma ora come ti senti? Bene,
Grazie di avermi salvato, amore. Ecco, guarda quell'imbecille come fa il cascamorto. No. Adesso lo sistemo io. No, Felipe, non ne vale la pena. Lascia stare. Ne vale la pena e come? Fermati. Stavolta non si salva. No, che aspetta. Succede? Ti avanti, vogliono quei avanti, due. Avanti, ammazzami pure se vuoi, se è quello che vuoi. Ma questo non cambierà ciò che provo per tua sorella. L'hai per me, è chiaro? E ora vorrei parlare con lei. Quindi, se vuoi, inizia a scavare la mia tomba. Ciao. Ciao. Io sono Silvina, alleno il piccoletto. E tu chi sei? Io sono Felipe, il fratello di Marina. Sei consapevole di quello che hai fatto? Ma come hai potuto fare una cosa simile a me? Hai lasciato che accusassi gli altri mentre eri tu che avevi preso quei soldi. Ma perché l'hai fatto? Ti serviva del denaro. Hai giocato al casinò e hai perso. Perché non ti sei rivolta a me? Ma no, figliolo, io non ho affatto problemi economici. No. Controlla i miei conti. Non ti credo, non ti credo. Perché mai dovrei crederti? Non hai appena rubato del denaro che non era tuo? Se è per questo, ho rubato anche quel draghetto orribile che avevi, un coltello e una forchetta. Perché lo avrei fatto? Per impegnarli, forse? Sì, giusto. Perché li hai rubati? Oh, insomma, figliolo, tesoro mio. Ma non ti sei accorto che io ho un grave problema? Sono cleptomane. Cleptomane! Che cosa? Che ha detto? Clecomana. Cosa? Cleptomane. E io che ho detto? Stavo correndo e giuro che non mi ero accorta che lì c'era quella buca. La sola cosa che mi ricordo è che all'improvviso sono caduta giù e poi più niente. Però mi ricordo anche che mi sono svegliata fra le braccia del mio eroe. Grazie di avermi salvata, amore mio. Senti, Olivia, ora sarà meglio tornare a casa, no? Ce ne andiamo? Va bene, sì, andiamo. Prendiamo le nostre cose e andiamo. Come va? Abbastanza. Voglio tornare a casa. Andiamo? Non mi va più di stare. Io pure ne ho abbastanza. Quella Valentina è una rompiscatole. Bene, perfetto. Vado ad avvisare i ragazzi. Nicholas, possiamo parlare? La cleptomania è una malattia. Le persone colpite non sanno resistere, rubano tutto. È solo un fatto psicologico. Certo, poverina, lo sai, io la capisco. Con un figlio come il suo, il signor Conte è davvero insopportabile. Anche a me sarebbe venuta qualche strana malattia. Lasciaci ascoltare, per favore. Io vorrei chiedervi scusa per tutto quello che è successo. Non è successo niente. Ecco un assegno per la tua nuova società o per gli orfanelli o per quello che volete. Mille grazie. No, tu non devi darci niente. Massimo, il denaro è ricomparso. È tutto a posto, grazie. È solo un modo per ricompensarvi per l'accaduto. Per ricompensarvi. Se non lo volete, datelo in beneficenza. Aspetta un attimo. Come sta Anna? Adesso non intendo parlarne, chiaro? Aspetta, e se chiamassimo Rosenbaum? Greenberg. Va bene, come vuoi, è lo psicologo di famiglia. Come aiuta noi, può aiutare tua madre. Non voglio psicologi o altro. Vi ho dato l'assegno, vi ho chiesto scusa, quindi il caso è chiuso, ok? Pensavo che forse potrebbe esserti di aiuto. Flor, lasciami in pace. Non voglio che ti immischi nella mia vita, hai capito? Bene. Il nostro denaro ha già dato gli interessi. In che cosa potremmo investire un simile capitale? Fanne quello che ti pare. Ma certo che ne farò quello che mi pare. Mi spiace, mi fa un po' male il piede. Si vede che quando Martin è inciampato deve avermi colpito. Tu non ti intendi di fratture, contusioni, sì, questo genere di ovvio, cose? Ovvio, certo, sì. È la prima cosa che si impara quando ci si allena. Non mi daresti un'occhiata al piede? Sì, fa vedere. Non ci posso credere, allora stai con quella? No, assolutamente. Dimmi una cosa, non ti sembra un po' grande no, per te? No, Silvina, non...